Lascio. Questi evidentemente sono i quadri vecchi. Sono i vecchi quadri, quelli sono eccezionale. Era un trigono
quadro è stato messo in deposito qualche anno fa, quando è stato sostituito da quella grande libreria, la libreria del Nuvolo, da lì si vede molto bene, che contiene, diciamo, l'idea di quanto le realtà di Nuvolo al mondo ci sono, non sono reali, non sono reali, è solamente una scenografia, nel vero senso della parola, è stata messa lì quando qualche anno fa hanno tirato le scoppie degli arcivi di Nuvolo all'interno di questa sala cultura, e poi rendendo completamente l'idea è stata lasciata, quindi il posto è quando. Per cui appunto una sala cultura esteticamente molto bella. Ovviamente bisogna chiedersi il perché, questa scelta. Siamo all'inizio del Novecento, quindi il momento in cui nasce letteralmente quello che oggi chiamiamo design, per cui la produzione industriale, la produzione seriale. Dall'altra parte l'unico modo per contrastare la serialità è l'artigianato, quindi si cerca di creare il bello, veramente, anche, non solamente le bibbie, sapete che all'inizio del 100% in Italia le bibbie liberty sono veramente moltissime, anche a Varese ne abbiamo veramente tante, non solamente tra le bibbie, anche nei luoghi di lavoro, per cui uno spazio che si mostri artistico, dove l'artigianato riesce in qualche modo a sconfiggere la serialità. Ecco perché abbiamo una sala cultura che sembra veramente quasi un museo. Immaginate lavorare qui, deve essere veramente un piacere. Le piastrelle sono anche questi segnali di grande, diciamo, lungimiranza, perché era molto facile capire. Avere una sala cultura interamente rivestita di piastrelle in ceramica rendeva chiaramente molto più genere un luogo di lavoro. Però siamo appunto nel 1905, per cui una certa sì, preparazione, esatto. Sì, esatto. Bene, adesso usciamo e procediamo verso la sala di fermentazione. Sì. Allora,